sempre 10, vi fermate, facciamo la seconda serie. Allora, voi lavorate, a me ne servono 4 di serie, ok? Recuperate dopo l'altra serie 30 secondi, però facciamo 15 ripetizioni, ok? Quando voi ci sono. Buongiorno e benvenuti a Un Giorno Un Allenamento. Oggi nella palestra Body Shape ci alleniamo con tutto il gruppo della ginnastica dolce. Oggi lavoreremo sul quadrato dei lombi, sui nostri lombari, dove noi avvertiamo sempre dolore perché sovraccarichiamo la nostra colonna, come camminiamo, come ci muoviamo, come ci sediamo. Le nostre allieve stanno facendo degli esercizi, adesso te lo spiego. Innanzitutto sei posizionato a pancia sotto in posizione prona, le gambe sono leggermente divaricate e l'alluce è rivolto verso l'interno, extra ruotando i piedi con il tallone all'esterno. Perché? Perché in questo modo, quando farai l'esercizio, eviterai di coinvolgere soprattutto la contrazione dei glutei e farai lavorare esplicitamente in maniera particolare e mirata la zona lombare come agonista e come antagonista la zona addominale. L'esercizio prevede che le tue braccia siano flesse con la fronte appoggiata sul dorso delle tue mani. Devi elevare verso l'alto, grazie Dina, e ritornare giù. Prendi l'aria, sali, fuori l'aria, scendi. I piedi rimangono e le gambe completamente attaccate al pavimento. Ecco che la contrazione avviene sulla zona lombare. Dina riesce a fare questo esercizio, ma io ti faccio vedere un piccolo esercizio per facilitarti l'esecuzione. Potrai poggiare le mani completamente a terra davanti alle tue spalle. Ricordati sempre di portare il mento verso il petto, di estendere i muscoli posteriori del collo e anche qui, lavorando con la contrazione dei lombari, provi a sollevarti leggermente e ritorni giù. Quindi hai l'ausilio delle braccia e delle mani che puntano sul pavimento e ti danno un piccolo sostegno. Ripeterai l'esercizio per 10 volte, recuperando, ripeterai per altre 10 volte, recuperi altre 10. Nella fase di recupero potrai, se vorrai, assumere la posizione della sfinge con i gomiti per terra, mani sotto il mento, rilassa sul palmo delle mani la zona della cervicale e delle spalle, trarrai beneficio sulla zona lombare. Questa posizione potreste assumerla in tutto l'arco della giornata quando magari vi sentite molto stanchi e molto doloranti sulla fascia lombare. Grazie e buon allenamento!